Festival delle Vie e Tesori è un festival molto importante e ci permette di scoprire luoghi della città di Marsala, ma in realtà di tutte le città che partecipano all'iniziativa, luoghi che purtroppo normalmente non troviamo aperti e comunque diciamo luoghi che seppur troviamo aperti diciamo non abbiamo modo di scoprire grazie alle guide ovviamente esperte che ci spiegano quali sono le caratteristiche dei luoghi. Quindi noi come Rotaract, ma in realtà tutti i volontari delle Vie dei Tesori hanno un obiettivo, una missione che è quella di rendere, diciamo, di far innamorare i turisti ma anche gli stessi marsalesi di luoghi che purtroppo molto spesso vengono dimenticati. Quindi buon festival e venite numerosi. I luoghi della Via dei Tesori saranno aperti il fine settimana dal 5 al 20 ottobre, sabato e domenica, dalle 10 alle 18. Oltre a visitare il Campanile del Carmine, vi invito a visitare altri luoghi come la chiesa di San Pietro e Paolo, la chiesa di Santo Stefano, la chiesa di Madonna delle Grazie, la grotta di Santa Venera, Palazzo 7 Aprile, Palazzo Comunale, Teatro Comunale e Sollima. E poi vi invito anche a visitare i luoghi del parco, come per esempio il complesso monumentale Santa Maria della Grotta, il fossato punico, la chiesa di San Giovanni e l'antro della Sibilla, il poggio di Crispia Salvia e anche la tombia dei Niccolini. E poi vi invito anche soprattutto a fare le esperienze presenti in questa Via dei Tesori.